Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono sempre Jessica, la settrice tra le ombre, ovvero una donna ipovedente. Allora, spero che innanzitutto di essere inquadrata bene, non mi vedo molto bene in tutti i sensi, comunque va bene. Nulla, sono ovviamente nella seconda parte del mio wrap-up, o dir si voglia, insomma, aggiornamenti di lettura. Tutti mi sono piaciuti? Non lo so, guardate il video. Bene, parto direttamente, guardate, dall'ultimo che ho terminato proprio oggi, che è 28 di giugno, e quindi penso che sarà proprio l'ultimo libro del mese. Sto parlando di un'autrice islandese, non me la fate pronunciare, Doppio vetro per Iperborea. Vi dico subito che questo è un libro che mi ha delusa perché dalla trama mi aspettavo completamente tutt'altro. In realtà è stato un flusso di coscienza, terminologia che io detesto, perché odio proprio i libri fatti in questo modo. Qui io pensavo che si trattasse quello che diceva la trama, ovvero una donna anziana reclusa in casa guarda dal suo doppio vetro della sua finestra della camera la vita al di fuori. Quindi io pensavo che ci fossero dei racconti, delle immaginazioni, diciamo, di quello che la donna stessa anziana guardava dalla sua casa. In realtà no, è un flusso di coscienza, è lei che ripensa alla sua vita passata, agli anni che passano, che trascorrono, ai suoi amori. Un libro breve, ma che non neanche mi ha lasciato tanto. Lo rivenderò perché so che tanti lo cercano e quindi è giusto farlo girare, come dico sempre. Ragazzi, i libri sono tanti, io cercherò di essere più rapida possibile perché non voglio che il video diventi troppo lungo. Io penso che dei libri bisogna dire le proprie sensazioni più che soffermarsi sulle trame, perché è facile trovarle in rete. Altra delusione, libro di un autore molto acclamato, molto conosciuto, ovvero McEwan. Il libro in questione è Il mio romanzo viola profumato. Eccomi qua, scusatemi, c'è stata una breve interruzione pubblicitaria. Allora, stavo dicendo, un'altra delusione, seppur piccola, perché un po' me l'aspettavo, è di Amy Kiwan, Il mio romanzo viola profumato. Io pensavo che questo libro in realtà fosse un mezzo thriller, perché cioè si parlava della storia di due giovani che ovviamente in età giovanile, erano amici, entrambi avevano il desiderio di diventare grandi scrittori. Uno c'è riuscito, l'altro no. Quello che non c'è riuscito, il ragazzo che non c'è riuscito, bramava una sorta di gelosia, di vendetta. Tant'è vero che anche qua il tratto finale dice, poi ha scritto un altro finale, e allora io pensavo, dico ci sarà un delitto, una cosa del genere. C'è stato tutto tranne quello, è una sorta di saggio, in realtà un saggio sulla letteratura e sulla scrittura. Non lo consiglio, prezzo di 5 euro, io l'ho pagato 2 euro, per fortuna me lo tengo perché è di McEwan. Di McEwan cercherò di leggere per lo meno, se non tutti, quasi tutti i suoi libri. Vado avanti, altra delusione, questa addirittura mi ha provocato un mezzo blocco del lettore, devo dirvi la verità. Sto parlando di un'autrice italiana, Chiara Marchelli, Redenzione, per NN. Un libro lungo, troppo lungo, un libro ma pazzone, non so se è chiaro, ho reso l'idea. Si parte da un delitto fondamentalmente, poi il primo caso è un poliziesco, primo di una serie poliziesca. Io non so onestamente, già ve lo dico, se proseguirò, perché non mi ha suscitato nulla, troppa roba. Si parte da un delitto, una giovane ragazza muore, ok, ma poi c'è di tutto. Allora, ha messo dentro malattia mentale, disordini alimentari, troppa roba, un libro troppo lungo, e l'ho trovato veramente pesante e non mi ha lasciato nulla. Ripeto, si parte da un delitto, e quello era, perché comunque c'è.
c'è, la roba c'è tanta roba, ecco, di scrittura. Tra l'altro, so che l'autrice si è trasferita in America, da quello che ho capito, non, è italiana, ma non vive più in Italia. Non lo so, non lo so cosa ci voleva dire con questo testo, onestamente, non lo so. Veniamo un'altra delusione. Penso che la seconda metà di giugno sia stata tutta delusione. No, no, poi vi dirò. L'altra delusione è Valentina Mira X per Fandango. Allora, anche qui la trama mi ha abbastanza presa in giro perché, allora, ok, sì. La storia è molto cruda, molto forte, non è un libro ovviamente per tutti, si parla di violenza fisica nei riguardi di una giovane donna, di una veramente ragazzina. E lei cerca tramite un diario, una lettera, non un diario, una lettera, di confessare questa violenza ai genitori, quindi in primis alla madre, al padre e soprattutto al fratello. Fratello che già sa della violenza, già sa che lei ha subito violenza perché l'ha subita dal miglior amico del fratello, però non le crede, non le ha creduto e quindi lei mette ovviamente nero su bianco quello che lei ha passato, quello che lei ha vissuto. Nonostante la crudeltà della tematica, io l'ho trovato piatto, l'ho trovato noioso, non mi ha colpita profondamente. La prosa, sì, da come è stata scritta, come è stata sviluppata, sì, ma il resto, ripeto, non mi ha lasciato nulla. Lo avete letto perché ai tempi fu molto acclamato dal Bookstagram e io ho aspettato, l'ho trovato usato, lo rivenderò, sono contenta che comunque perché so che altre persone come il libro di prima lo cercano e quindi lo rivenderò sicuramente perché questo deve circolare, le donne, ma anche gli uomini devono leggerlo perché è molto forte, una tematica molto molto forte, ma secondo me sviluppata poco, forse anche perché il libro è veramente breve. Non mi ha lasciato molto, ecco. Una rilettura, veramente ve lo faccio vedere, poi lo metto via, di Mawad Anima. Io questo libro l'ho apprezzato e non l'ho apprezzato. Mi è piaciuto di più rispetto a prima, ma ho capito alla prima lettura, ma ho capito il perché non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto così tanto perché io credevo che fosse un thriller. In realtà c'è tutto tranne thriller. Sì, si parte ovviamente dalla morte della moglie del protagonista di questo libro, anche se i protagonisti sono gli animali, perché noi vediamo il viaggio che fa appunto l'uomo che diventa vedovo, che rimane vedovo, perché lui cosa fa? Decide di fare un viaggio alla ricerca dell'assassino della moglie. Durante tutto questo viaggio, tutto il suo viaggio ci verrà narrato dagli occhi e dalla mente e dalle parole degli animali, qualsiasi tipo di animale, dai rettili ai mammiferi, ma veramente qualsiasi animale. L'ho trovato troppo crudo, una crudeltà che non c'entra nulla, che non è contestualizzata al testo, secondo me non c'entrava niente con il testo, molto riflessivo in alcuni punti, ma veramente ho reso l'idea, adesso ho capito il perché non mi sia piaciuto al 100%. Lo avete letto? Fatemi sapere, ditemi le vostre opinioni, giù nei commenti, sono sempre curiosa. Veniamo ai due libri che ho amato, letteralmente amato. Sto parlando di I quaderni botanici di Madame Lucie, di Melissa D'Acosta, autrice francese. Sapete che io questa autrice la amo dopo aver letto Tutto il blu del cielo, sempre il suo libro che ho amato, proprio stramato e consiglio di leggere a tutti, veramente. Lì si capisce con quel libro quanto tante volte i nostri discorsi siano inutili. Sì, perché pensiamo troppo a quanto non abbiamo, quanto invece dovremmo valorizzare ciò che abbiamo. Non mi sono capita neanche io, ma forse sì, dai, un po' sì. Questa è tutt'altra storia, è sempre una storia molto delicata, molto, molto più breve soprattutto. Qui ci troviamo davanti ad una donna vedova che ha perso in un colpo solo, in una notte, il marito in un tragico incidente e la bimba che aspettava. Potete immaginare come si può trovare questa donna, cambia vita, cambia casa, si trasferisce in una casa
più piccola, ma allo stesso tempo più grande perché davanti ha un grande giardino. Ma non solo, troverà dentro questa casa un quaderno della donna che ha vissuto precedentemente in quella casa, un quaderno all'interno del quale questa donna annotava tutto quello che faceva durante il giorno e non solo, anche come coltivare le piante, come crescere un orto, come coltivare un orto praticamente. Io sono molto ignorante in materia, ho il pollice nero, non ne capisco nulla, ma al di là di questo non è che mi ha dato tanto a livello di conoscenza botanica, no, ma mi ha dato tanto a livello emotivo. Come sa scrivere questa ragazza è una cosa meravigliosa, sa entrare nella mente delle persone, nella sofferenza, nei periodi più bui che le persone possono vivere in un momento veramente tragico della propria vita. Storia di rinascita, ovviamente, perché la donna, Madonna. perché lo sanno tutti, è scritto anche nella trama, questo è un libro di rinascita, ma veramente scritto con un'eleganza, una dolcezza che questa scrittrice, veramente molto giovane, appena trentenne, sa creare. Inutile dirvi, ve lo consiglio. Come vi consiglio il secondo libro più bello di quest'anno, almeno per me, assolutamente, di Mariana Enriquez, La nostra parte di notte. Trovate la recensione sul mio profilo, perché sicuramente per quando sarà uscito il video l'avrò sicuramente recensito. Dai post-it si può capire quanto il libro mi sia piaciuto, sono 714 pagine. Di un viaggio onirico, un viaggio mistico, se così si può dire, alla fuga. Nella fuga si vuole scappare dalla morte. Un padre e un figlio che fuggono dal loro destino, perché? Perché il padre del nostro protagonista, di cui io mi sono proprio letteralmente innamorata, un ragazzo forte, ma vabbè, quello poi si vedrà via via, ovviamente nel corso delle pagine, di quando ovviamente crescerà. Ma al di là di questo, ho trovato meraviglioso l'amore e l'affetto che ha il padre nei riguardi del proprio figlio, che fa del tutto, di tutto affinché il figlio non sia ucciso. Entrambi hanno dei poteri, hanno un dono, ovvero quello di vedere le persone defunte, di vedere i morti. Voi pensate, penserete, oddio, cose di fantasmi, eccetera. No, c'è molto molto di più. Non è un libro per tutti, perché all'interno del libro, all'interno di questa storia ci sono dei particolari molto agghiaccianti, molto forti, c'è della violenza fisica che si fa nei confronti dei bambini, perché all'interno di una famiglia, della famiglia, diciamo, del protagonista, ci sono delle persone molto discutibili che appunto per cercare di portare avanti generazione per generazione questo dono, compivano degli atti osceni proprio nei riguardi di questi bambini. Questo e c'è anche altro, sono anche delle immagini di sesso esplicito tra persone dello stesso sesso. Allora voi direte: ma cosa ti è piaciuto, Jessica? Io l'ho detto, a parte il viaggio che questo padre fa con il figlio appunto per farlo fuggire dalla morte, da una morte sicura, dalla morte certa, ma a parte questo, ma la scrittura, una scrittura folgorante. Io non mi sono mai, e sottolineo mai, annoiata leggendo questo libro. 714 pagine dove tu non tiri il fiato, veramente. Vuoi andare avanti, vuoi sapere come andrà a finire, vuoi sapere se questo giovane ragazzo riuscirà ad andare avanti, a sopravvivere ad una famiglia, veramente a dire disfunzionale è poco. Se è vero che lui ha questi poteri, perché bisogna capire anche questo, se è vero che questo ragazzo, poi una volta cresciuto, ha questi poteri, c'è tutto dentro questo libro, a parte la violenza, ma è anche una storia familiare, ovviamente. Vi innamorerete soprattutto di alcuni personaggi all'interno del libro, perché ne conterrete tanti. È un romanzo corale, ci sono tanti tanti personaggi, tutti contestualizzati, tutti ben definiti, la scrittura è meravigliosa.
Non lo so, se non vi spaventa la mole, non vi spaventa la tematica, andate a dare una sbirciata innanzitutto alla trama, perché la trama è molto attinente a quello che racconta la storia, e poi dateci un occhio, insomma, prendetelo. Il prezzo di 22 € è tanto, ma usato si trova, ve lo dico, perché io non ho fatto in tempo a metterlo, a inserirlo nella mia wish. Che su Libraccio l'ho trovato già usato, ma l'avevo trovato già precedentemente su Amazon, l'avevo già preso, quindi l'ho pagato a malapena, mi sembra 10 € con 1 € di spedizione, quindi veramente la metà para para, ma ne vale veramente tutti. Se volete una lettura diversa, soprattutto, ecco questo mi piace dire, se volete una lettura diversa, questo è sicuramente il libro che fa per voi. Non avete mai letto, credetemi, un libro del genere, credetemi. Bene, i miei aggiornamenti di lettura, i miei consigli di lettura, ma in questo caso sconsigli, perché la maggior parte dei libri che ho letto nella seconda metà del mese non mi sono piaciuti. Però va bene, mi sono ripresa rush finale negli ultimi giorni, ovviamente del mese, con gli ultimi 2 libri. Comunque, ho terminato, vi aspetto nei commenti per parlarne. Vi mando un bacio grande e ovviamente alla prossima.